Milan che invece al momento è in quarta posizione, quindi in lotta per giocarsi l'approdo alla fase finale, ma che ha sì la terza miglior difesa, ma un attacco un po' asfittico. Solo Lazio e Samp hanno fatto peggio in attacco e sono la penultima e l'ultima in classifica. È cominciata intanto la partita con il Napoli che manovra chiamato anche un pressing alto per cercare di non fare il gioco degli avversari. Zerbini intanto, la conclusione, Cavaliere in due città all'interno della zona russa per il Milan. Punizione direttamente in porta, Cavaliere si esibisce ancora contro Gaetano. Pacchetto arretrato, anche la sua mediana invece Beoni che vuole una squadra più alta. Attenzione all'incursione del Milan con Pobega fermato da Senese, anzi da Esposito. E poi l'uscita di Shepper, occasione adesso della formazione di Lupi con Saju per Capanni, contro di lui Mezzoni, ancora Capanni, la conclusione a giro sulla gabbia, l'avanzata del centrale difensivo del Milan, lo scambio sulla corsia con Thiago Dias che cerca lo spunto, arriva il traversone, pallone in mezzo, Shepper alla fine con il terzino del Napoli. Ammoniti in finale di primo tempo Senese e Delilali per reciproche scorrettezze. Entra in area di rigore intanto e va alla conclusione Gaetano. Ancora Zanoli avvicina a sé Curto. Palmieri va invece su Mezzoni che in area di rigore prova a servire Otrant per l'inserimento. Pallone che diventa buono per Zerbin, poi per Gaetano. La conclusione alta. Cato, questa è l'attitudine anche un certo Dino Zoff. Un certo. Pobega per Thiago Dias, la conclusione, il gol del Milan con il portoghese Thiago Dias, settimo sigillo in stagione per lui. Napoli sorpreso, Napoli punito. Le reazioni a bordo campo, da una parte Beoni se la prende con Otranto in particolare, dall'altra grandi festeggiamenti di tutta la panchina rossonera che è andata a festeggiare insieme con i compagni sul terreno di gioco. E devo dire un finalmente è scappato dalla bocca di Lupi che adesso dà indicazioni furenti ai suoi e dice siamo svegli. Avanzata di Scarf che non riesce però a superare l'ultimo baluardo del Milan, ovvero Negri, recupera però il pallone con la conclusione tentata da Gaetano, si distende il Cavaliere ed evita il gol del numero Murati e quindi altre forze fresche sul terreno. Sinani per Zaju la controlla e poi va alla conclusione, pallone che finisce se non sbaglio addirittura in fallo laterale. Per il capitano del Milan, attenzione al Milan però che prova ad approfittare di un Napoli sbilanciato con Murati, esce Shepper, Murati sull'esterno, non sfrutta l'occasione il Milan con... Parte Palmieri, prova a scalcare la barriera e arriva la rete del pareggio! Con Palmieri e qui finisce la partita 1-1 tra Napoli e Milan, all'ultimo respiro pareggia la squadra di Beoni e festeggia ovviamente. Che festeggiamento qui a Sant'Antimo, lo stiamo vivendo in diretta, tutta la panchina del Napoli con i giocatori che si sono avvicinati a festeggiare questo Eurogol, definiamolo così, davvero un calcio piazzato degno di nota, quello del calciatore del Napoli, un pareggio che arriva nel momento più, possiamo dire, ormai sperato perché eravamo ormai alla fine, tanto è vero che è stato subito segnalato il termine dell'incontro. Io andrei adesso ad ascoltare le parole dei due allenatori. Sì, andiamo a recuperare i due allenatori, ribadisco il finale, Napoli 1, Milan 1, Napoli in vantaggio con Thiago Dias, raggiunto nel finale da una punizione perla del numero 9 Palmieri, è uscito Gaetano che aveva calciato tutte le punizioni, tutti i corner, Palmieri è riuscito a trovare il pari. A te.